Buongiorno a tutti ragazzi, buon inizio di settimana. Dai che sarà una settimana corta nuovamente, perlomeno lo sarà lato Juve, dato che ancora una volta, per l'ennesima volta, anzi per la terza volta consecutiva, la Juventus giocherà di venerdì. Io faccio sempre un po' fatica a ragionare sul venerdì come giornata da Serie A, come giornata da Juventus, però questa ormai è la prassi, il fatto che quest'anno non abbiamo le coppe europee va a pesare molto anche sul calendario e quindi ancora una volta dovremo giocare il venerdì in modo che possano dividersi per bene tutte le partite, massimizzare anche gli introiti. È il calcio del campionato spezzatino, ormai abbiamo iniziato a conoscerlo. Fatemi sapere nei commenti se è una cosa che vi fa piacere oppure no. A me piace di più giocare o il sabato sera o la domenica sera o magari anche nel tardo pomeriggio, però dobbiamo fare di necessità virtù e dobbiamo accontentarci di questa cosa. Intanto vi chiedo un supporto, come al solito un mi piace, l'iscrizione al canale, abbiamo raggiunto quota 234.000, quindi tanta roba. Volevo ringraziarvi per questo traguardo che abbiamo tagliato proprio di recente e iniziamo a trattare alcuni temi di giornata che secondo me sono interessanti. Intanto abbiamo Mamma Rabiot che ha fatto parlare di sé. Perché? Perché ha criticato un pochettino quello che sta uscendo sui giornali, anche se io non è che abbia letto chissà cosa su Rabiot, quindi non ho idea del perché Mamma Rabiot abbia voluto fare questa cosa. Solitamente quando un diretto interessato, quindi il procuratore di Rabiot in questo caso, Mamma Veronique, rilascia certe dichiarazioni è per un motivo soltanto, e cioè c'è la volontà di far passare determinati messaggi, utilizzare la stampa proprio per veicolare qualcosa che si vuole dire, che viene sparso anche per l'etere. Poi utilizzare la stampa per lamentarsi della stampa a me fa sempre un po' ridere, ma tant'è. E dice Rabiot in questo momento non ha ancora deciso se rinnovare il contratto con la Juve, sta ancora prendendo in considerazione varie offerte, non c'è niente di stabilito, tutto quello che si legge invece sono invenzioni giornalistiche. Sappiamo che Rabiot ha rinnovato per un solo anno con la Juve, una scelta abbastanza particolare, inusuale anche per quello che è comunque il calcio moderno. Vedremo se Rabiot avrà la volontà di firmare un ultimo grande contratto di carriera con un'altra squadra o se deciderà di rimanere alla Juve. Vedremo se la Juve avrà anche intenzione di rinnovare ulteriormente il contratto a Rabiot o se vorrà andare su un nuovo centrocampista, come si poteva fare già quest'estate, per poi invece rinnovare proprio con il francese, che è diventato anche vice capitano della Juventus, perché abbiamo visto con l'assenza di Danilo in queste giornate, proprio Rabiot ha indossato la fascia. Sta iniziando a crescere anche di condizione, era partito non in maniera eccellente secondo me nonostante il gol della prima giornata, e adesso invece le prestazioni di Rabiot sono sicuramente più convincenti, e abbiamo visto anche, per dire, con il Monza e con il Napoli le ultime due partite. E c'è un altro rinnovo invece di cui si sta vociferando un pochettino, che dovrebbe essere quello di Bremer. Mi farebbe molto molto piacere, perché Bremer è un altro di quelli che è partito piano ma adesso sta veramente convincendo, e secondo me Osimhen, quel 5-1, quel dito medio, è perché è stato un pochettino maltrattato da Bremer, ovviamente nel senso buono del termine, difensore contro attaccante, una delle sfide più affascinanti come al solito del calcio. Bremer è uscito vincitore e il rinnovo di Bremer mi farebbe assolutamente molto molto piacere. Volevo più che altro parlarvi delle prossime giornate di campionato, perché io sono già pronto in realtà a parlare di campo, tornare in campo, vedere la Juve che va a giocare le prossime partite, sempre con un occhio di riguardo all'Inter, perché io ragazzi, sarò più onesto possibile con voi, credo che l'Inter alla fine vincerà lo scudetto, ma sono sempre qualche aspetto che possa inciampare, anche se lo sapete benissimo, temo che possa essere più la Juve ad inciampare piuttosto che l'Inter, perché l'Inter è una squadra veramente convincente. Però siamo lì e tanto vale sperare che possa succedere qualcosina. Le prossime partite, la dico un pochettino all'Allegri, perché sono Genoa e Frosinone. Poi c'è la Roma. Perché la dico all'Allegri? Perché Allegri dice sempre che i big match, no? Juve-Inter, Juve-Napoli, Juve-Milan, Juve-Fiorentina, quelle partite di un certo livello, di un certo tipo di classifica, si preparano da sole. E invece Genoa e Fiorentina sono squadre più umili. Ora, dando un'occhiata alla classifica di Serie A, notiamo il Bologna, che è la grande sorpresa del campionato. Io stesso, quest'estate, ricorderete nel video prediction della classifica finale, vi avevo detto per me il Bologna può arrivare addirittura in Europa.
forse sto un pochettino esagerando, Thiago Motta, perché lì non me lo immaginavo davanti al Napoli campione d'Italia e a ridosso del quarto posto per la Champions. Però sicuramente abbiamo il Genoa e il Frosinone, con il Genoa che è un pochettino sopra alla posizione della salvezza, il Frosinone è un'altra sorpresa di Serie A, è un'altra squadra che non ci si aspettava potesse fare un bel percorso così. Tra l'altro ieri ho visto che hanno giocato sia Sulè che Kai Jorge titolari nel tridente del Frosinone, quindi andremo a ritrovare un pochettino di giocatori che conosciamo bene, che abbiamo mandato in prestito per vedere gli sviluppi del campionato, e se Caio è partito piano, ha avuto dei problemi, non è riuscito a essere titolare nelle prime partite o non trovare comunque spazio, ecco che invece Sulè è un giocatore che sta facendo molto bene. E quindi vi dico, attenzione certo a non sottovalutare questi impegni, però queste due partite in particolare, in attesa di quella che sarà lo scontro con la Roma che andrà a chiudere il 2023, ho una richiesta da fare. Quindi va bene, prima di tutto la vittoria, monitorare questa classifica, dare continuità di rendimento, 6 punti mi sembrano doverosi contro queste due squadre, però è anche l'occasione per cercare di migliorare davvero quelli che sono i nostri limiti. Uso questa parola perché Allegri a livello comunicativo la sta utilizzando spesso in questa stagione. Dice: siamo una squadra con dei limiti e dobbiamo lavorare su questi per migliorarci. Bene, il più grande limite che vedo in questo momento della Juventus è la fase offensiva. Dico questo perché ci sono ben 6 squadre in Serie A che hanno segnato più gol di noi. Se dal punto di vista difensivo solo l'Inter ha fatto meglio, ha preso mi pare 1 o 2 gol in meno di noi, ma comunque siamo lì. Dal punto di vista offensivo siamo il 7° attacco del campionato, e per una squadra che vuole rilanciarsi in quelle posizioni di classifica è un po' poco, ed è un dato che deve essere migliorato. È ancora più incredibile se volete pensare che la Juventus, dopo la sconfitta di Reggio Emilia per 4-2 con il Sassuolo, che abbiamo visto ha segnato un vero e proprio spartiacque della stagione, la Juventus ha cambiato mentalità, la Juventus è diventata una squadra molto più solida, granitica, a discapito di questa cosa qua, ma dal punto di vista del rendimento la Juve è migliorata tanto. Ha fatto questo filotto, le ultime 10 partite infatti ci sono 0 sconfitte, abbiamo affrontato l'Inter, abbiamo affrontato il Milan, abbiamo affrontato il Napoli, abbiamo affrontato la Fiorentina, abbiamo affrontato l'Atalanta, quindi ci sono sicuramente squadre di livello e siamo riusciti a non perdere mai. Ma nelle ultime 10 partite la Juventus ha collezionato 8 vittorie, di queste 8 vittorie ben 7 con soltanto un gol di scarto. I risultati più quotati, anzi gli unici a disposizione, sono l'1-0 e il 2-1, come abbiamo visto con Monza e Cagliari. Gli altri invece sono vittorie per 1-0 oppure pareggi per 0-0 o pareggi per 1-1 come con l'Inter, con la Fiorentina, sono quelle partite lì. Quindi la Juventus la Fiorentina abbiamo vinto 1-0 il 0-0 con l'Atalanta. Quindi la Juventus da questo punto di vista è sicuramente una squadra che può migliorare, anzi è una squadra che deve migliorare assolutamente, perché non si può sempre pensare di vincere con un gol di scarto, e dato che ci sono state comunque delle partite toste, e l'unica partita in cui abbiamo vinto con 2 gol di scarto è il derby con il Toro, questa è davvero l'occasione giusta per fare quell'altro passettino in avanti. La Juventus deve unire 2 cose, rimanere con la concentrazione elevata anche nelle partite non di cartello, e quindi portare a casa i risultati, e cercare di migliorare quello che è l'apporto difensivo, il numero di gol segnati. Poi 6 gol possono venire anche dagli attaccanti, dato che proprio da quella partita col Sassuolo abbiamo visto veramente pochi attaccanti in gol, credo soltanto 2 volte, e quindi Milik con il Lecce e Vlahovic con l'Inter, credo che siano state le uniche 2 volte a memoria che un attaccante è andato in gol. Ecco, sarebbe opportuno vedere magari anche qualche gol degli attaccanti, dato che Chiesa stesso è a secco da quella specifica partita con il Sassuolo, e il nostro goleador sta diventando Federico Gatti, dato che è impossibile pensare che Gatti possa continuare a risolvere ogni partita della Juve. Ecco, l'apporto degli attaccanti deve diventare più importante, la Juventus deve cercare di chiudere le partite con più di un gol di scarto, e Genoa e Frosinone, secondo me, sono le occasioni perfette per riuscire a fare questo ulteriore step in avanti, passo di crescita. Voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Vi ricordo che domani, oltre al solito video giornaliero, avremo anche la live proprio qui sul canale YouTube, quindi prendetevi magari il pomeriggio libero se ne avete l'opportunità, o recuperatela in seconda battuta. Ciao ragazzi!